Ciao a tutte ragazze, allora come molte youtuber hanno fatto praticamente anche loro una sorta di, come si può dire, di pausa per quanto riguarda l'estate e anch'io comunque come avete visto l'ultimo video che ho fatto è stato più o meno un mesetto fa e anche per quanto riguarda ferie, comunque sono andata spesso al mare, adesso non so se mi vedete un po' abbronzata, ma spero un po' di sì. Comunque qui siamo praticamente a metà settembre e a Cagliari fanno ancora alcune giornate belle, infatti si riesce magari ad andare gli ultimi giorni al mare prima dell'inizio comunque dell'autunno. Allora, volevo mostrarvi questa ultima collaborazione che mi hanno contattato, è vero, alla fine di agosto, quindi sapevo già che mi sarebbero arrivati questi costumi a metà settembre e quindi che a prescindere ve li avrei fatti vedere per forza a metà settembre, perché altrimenti non ce li avevo per farveli vedere. E scusate l'ambulanza, sentirete adesso, però ogni tanto si sentono purtroppo. E vi faccio vedere questi vestiti che questi vestiti, scusate, questi costumi che mi sono arrivati da Sipalm. È una marca che mi ha contattato il mese scorso, appunto. Mi ha chiesto se mi poteva inviare tre costumi. E io ho gentilmente comunque fatto scegliere anche a mia cuginetta i costumi, che lei è una fanatica del leopardato, come tra l'altro anche altre mie amiche. E volevo farvi vedere appunto questi costumi. Tanto abbiamo la stessa taglia, così almeno li vedete nel mentre che ve li mostro, li vedete anche direttamente indossati da me. Quindi c'ho la clip come al solito. Allora, il primo costume che vi faccio vedere è questo, che è molto carino perché è tutto intero ed è particolarissimo. Infatti, poi comunque lei ha 15 anni, quindi comunque figuratevi, ha praticamente la metà dei miei anni. Allora, eccoci qua. Praticamente il costume è fatto così: è monospalla, alle coppe, quindi all'interno comunque è super foderato, e anche le coppe, non so se riuscite a vederle, ma si riescono a vedere un po' anche sicuramente nel video. E visto da così non si capisce bene ovviamente, perché poi c'è tipo questa parte qua che andrà legata da una parte, però indossato è molto molto carino e comunque anche la qualità è perfetta, cioè proprio a parte l'odore classico dei costumi, però la qualità comunque si sente che è buona del costume. Quindi questo qui lo vedrete indossato perché visto così non si capisce tantissimo com'è, però indossato è tutta un'altra cosa. A proposito, volevo aprire una piccola parentesi che comunque riprendo a fare anche video ASMR. Questo da ottobre sicuramente. Quindi siete già avvisate e avvisati. Poi altro costume, sempre come vedete un tocco di leopardato. Questo è un costume sempre intero, però è leopardato dalla parte di sopra. Quindi anche questo qui ha le coppe e dietro è fatto particolare perché è a incrocio con questi filicini praticamente. E sono tutte taglie S queste. Il costume appunto intero è fatto così, molto carino anche questo. Comunque questo è un pochettino più leopardato dell'altro, nel senso che l'altro è più tendente al rosino, questo invece è proprio sul beige classico leopardato. È molto carino anche questo, secondo me le piaceranno tutti i costumi. E poi invece quest'altro che è diverso, non è più leopardato ed è anche a due pezzi. È questo qui. Allora, questo avevo un po' di timore per la mutanda perché è una S, ma come vedete è abbastanza grande. Secondo me le va comunque bene, come grandezza, risulta forse un tantino largo dietro, infatti se voi siete molto magre consiglio comunque un XS di questo, che mi pare che ci fosse l'XS. La parte di giù appunto è fatta così, molto carina, con un particolare nero, e la parte di sopra invece è fatta così. Quindi è fatta molto molto semplice, sembra una sorta di top e anche questa è imbottita come l'altra, quindi molto carina, veramente questi costumi carinissimi, sono rimasta molto contenta, aspettate che ve l'ho fatta vedere al contrario, ecco qui si vede meglio, ecco qua.
I costumi sono veramente carinissimi, voi li vedete appunto indossati, mi fate sapere anche cosa ne pensate e ovviamente poi vi lascerò tutto nel box informazioni, la loro pagina, ci sono un sacco di costumi super carini e non ci sono solo costumi ma ci sono anche dei copricostume, dei vestiti, comunque c'è un po' di tutto. A parte che ci sono i tanchini che sono quelli che sono praticamente anche delle magliettine. Assieme, cioè la parte di sopra tipo magliettina però si può bagnare e la parte di giù è proprio a costume, cioè è tutto a costume però ha una sorta di magliettina davanti, io non li conoscevo, ce li avevo già sentito parlare però non li conoscevo bene e quindi questa è la collaborazione che ho fatto, l'ultima collaborazione che ho fatto. Considerate che mi deve arrivare un'altra collaborazione. Sicuramente farò un video prima del 30 di settembre che io poi ho praticamente la settimana prossima di ferie e quindi penso che poi dopo che torno dalle ferie, la settimana, l'ultima di settembre, farò il video. Farò un video proprio abbastanza grande, vi avviso già, dove ci saranno tutti i miei nuovi acquisti per quanto riguarda la nuova collezione autunno-inverno. Quindi sono molto curiosa di farvi vedere poi tutte le cose. E l'unica cosa che volevo farvi vedere adesso sul momento sono delle scarpe che ho preso e sono delle scarpe in Adidas. Allora, eccole qui. Ho preso queste scarpe qua da lavoro, non le ho ancora utilizzate, tra l'altro sono nuovissime, come vedete, super super bianche. E sono praticamente delle Adidas molto semplici, hanno il particolare qui accanto dorato un po' glitterino. Ho preso la taglia 38 ed erano scontate, le ho pagate tipo 28 euro più o meno, direi di sì, lì da Globo, che insomma mi trovo sempre molto bene con le scarpe. E quindi ho preso queste per lavoro, anche perché io scarpe così bianche, super super comode per lavorare, non ne avevo da utilizzare con i jeans. Adesso che comunque è arrivata la stagione in cui magari fra qualche settimana da noi qui a Cagliari, perché adesso io sto ancora uscendo con tutti i vestiti estivi. E poi ho iniziato già a fare un pochettino di decluttering. Fatemi sapere a proposito voi invece come siete. Con il decluttering, nel senso che quando lo fate voi il decluttering della stagione, perché io per esempio quello invernale lo faccio a maggio e quello estivo lo faccio tra settembre e ottobre praticamente. Infatti quello di settembre lo sto iniziando a fare, sicuramente lo finirò direttamente ad ottobre, però più o meno ho già in mente che cosa eliminare e cosa invece tenere. E cosa capire che invece mi serve per questa nuova stagione? Fatemi sapere anche voi come siete organizzati da quel punto di vista armadio barra decluttering. Allora, detto questo, volevo augurarvi una buona giornata, volevo augurarvi una buona settimana e fatemi sapere un pochettino se vi sono piaciuti i costumi, se quale secondo voi mi sta meglio a me, perché sono curiosa. E poi, ovviamente, se avete qualche video richiesta, scrivetemelo qua sotto nei commenti che me lo appunto e la prossima volta comunque esaudisco le vostre richieste, soprattutto comunque anche di video ASMR che sicuramente da ottobre riprenderò appunto a fare anche video ASMR. Vi mando un bacione grande, ci sentiamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi tante su Instagram, mi trovate come Carletta22 e poi iscrivetevi in tanti al canale, un bacione grandissimo. Mua.